Nel giorno della celebrazione della Festa della Liberazione si è celebrato a Palazzo Jacobucci il conferimento della Medaglia d'Oro al Merito Civile alla provincia di Frosinone. Presente il ministro degli interni Piantedosi, questo riconoscimento per ricordare la straordinaria resistenza dimostrata dal territorio sciociaro e dalla sua gente negli anni 1943-1944 durante la Seconda Guerra Mondiale, come ha ricordato il ministro Piantedosi. Sono molto contento. Una cerimonia molto bella che ha solennizzato un momento molto importante a cui tenevo moltissimo, quindi ringrazio anche il presidente della provincia e tutte le autorità che sono intervenute. Nel nostro piccolo, ma poi non è tanto piccolo, abbiamo dato un contributo non solo ad una memoria ma anche ad una sottolineatura, un riconoscimento a quello che è stato, come abbiamo detto, il sacrificio di questo territorio, ma che non è stato un sacrificio fine a se stesso, ma che ha proiettato la propria importanza su quella che era poi la costruzione di un'Italia democratica e unita e di un'Europa democratica e unita. Qui è nata, attraverso le vicende che sono state celebrate, drammatiche, tragiche vicende di quel periodo storico che abbiamo ricordato oggi, qui è nata veramente l'Europa. Quindi i sociari lo devono portare, diciamo, forte nel cuore come motivo di orgoglio. Personalmente ho voluto questa iniziativa, ripeto, non ci tenevo molto proprio per dare il contributo a sollecitare questa consapevolezza e questa coscienza che credo da oggi in poi possa rinforzarsi ed essere proiettata anche nelle discussioni storiche, pubbliche che da oggi in poi si dovranno svolgere su momenti importanti come questo. Soddisfatto il presidente della provincia, Luca Di Stefano. È una giornata storica, una giornata importante per la provincia di Frosinone. Ecco, il conferimento della Medaglia d'Oro al Merito Civile è un concreto segnale di una straordinaria resilienza e di un grande coraggio da parte della nostra popolazione, della nostra comunità, della nostra provincia durante quei terribili anni legati alla Seconda Guerra Mondiale. Io non posso che non ringraziare colui che ha voluto fortemente che la provincia di Frosinone fosse insignita di questa Medaglia d'Oro, il nostro ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e quindi da oggi tutti coloro che rappresentano le istituzioni, i tanti sindaci che oggi erano qui con me, con il ministro, devono assicurare ancora di più che queste sofferenze patite negli anni debbano essere sicuramente tramandate alle future generazioni e dobbiamo continuare a commemorare e onorare le vittime. Quindi è una grande giornata e sono veramente orgoglioso e commosso di tutto quello che è avvenuto oggi.